E la domanda che mi viene fatta da sempre sul mio canale, da quando ho aperto tanti tanti anni fa: qual è la tua hair care routine? Quali prodotti usi per la cura dei capelli? Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei prodotti che uso per la cura dei miei capelli. Me lo chiedete in ogni video, sotto ogni video, in tantissimi. Quindi ho deciso di rendervi partecipi della mia hair care routine estiva. Adesso i capelli sono molto molto al naturale, in genere nei video sono un pochino più messi in piega e così sono, li ho voluti lasciare un pochino così per farvi capire un po' il tipo di capello che ho, per vedere se può andare bene questa tipologia di hair care routine anche per voi. Allora, iniziamo subito dai prodotti per il lavaggio dei capelli. Da ormai qualche mese sto utilizzando questa linea, che se mi seguite su Glamour, non so se mi seguite, ma mi potete trovare anche su Glamour perché ogni mese scrivo alcuni articoli. Dicevo che da qualche mese uso questa linea qui, che è la Botanicals Fresh Care di L'Oreal, ed è una linea di shampoo, balsamo, maschere e altri prodotti per capelli, diciamo completamente naturali, quindi con estratti vegetali, naturali, senza siliconi, parabeni, coloranti. E ho avuto modo di andare al loro evento un po' di mesi fa e li sto provando da diversi mesi e devo dire che mi sto trovando molto bene, tanto che continuo a utilizzarli. La linea che ho io è il rimedio di brillantezza, la linea brillantezza, diciamo, al geranio per capelli trattati, perché i miei comunque sono tinti, quindi per rivitalizzarli un attimo. Allora, li uso per lo più perché sono senza siliconi e io preferisco usare shampoo senza siliconi per un semplice motivo, perché ho notato che i capelli si sporcano meno facilmente, rimangono belli più a lungo e puliti più a lungo rispetto a quando uso gli shampoo con i siliconi. Quindi per il momento uso questo al geranio e mi piace tantissimo anche l'applicatore, perché sotto la doccia faccio così, tin tin tin, e in un secondo ho la quantità giusta di shampoo nelle mani. E uso anche della stessa linea sia il balsamo che la maschera. Il profumo è proprio il geranio, quindi se non vi piace il geranio è meglio che non lo prendiate, perché comunque è abbastanza intenso come geranio. Se invece vi piace, va benissimo per voi. Comunque sto usando questi. Prima invece usavo sempre dei shampoo senza siliconi, però quelli classici della linea Garnier Ultra Dolce. Magari ve ne metto qualcuno qui di quelli che usavo. Però sempre quelli senza siliconi, così, perché mi trovavo benissimo, e anche la stessa cosa facevo per il balsamo. Vi dico subito che non sarà una hair care routine super piena di prodotti o di cosine strane, è molto semplice ed essenziale, perché io non voglio perdere tempo in 10.000 prodotti, o comunque ho queste a disposizione, quindi mi trovo bene e continuo a usarli. Come rimedio di bellezza invece per i capelli, per proprio nutrirli, renderli più lucidi, lucenti, belli, uso un prodotto semplicissimo che potete reperire anche voi, ed è l'olio di cocco. È un prodotto fantastico per tantissimi usi, ma l'uso migliore secondo me è per i capelli, ve ne ho sempre parlato. Per il momento sto usando questo di Ococo, che è una linea che vende prodotti anche al supermercato, per esempio l'estratto, l'acqua di cocco la vendono al supermercato, non so se vendono anche l'olio di cocco al supermercato, in ogni caso la potete acquistare sul loro sito. Vi metto il link diretto sotto nell'info box. Ed è 100% olio di cocco biologico. Io ne usavo un altro prima di un'altra marca, però si è rotta la scatolina e poi era quasi finito ed era buonissimo, non mi ricordo la marca, forse ve l'avevo detto in video precedenti, ma anche questo non è da meno. Madonna, ragazzi, è troppo buono, ha un profumo paradisiaco, è veramente fantastico. Come si fa? Una o due volte a settimana, comunque quando avete tempo, sui capelli umidi applicate il vostro olio di cocco e lasciate agire, soprattutto sulle lunghezze, mi raccomando, non tanto sulla cute, e lasciate agire almeno mezz'ora, insomma il tempo che avete. Vedrete dopo quanto i capelli saranno più belli, più luminosi, più nutriti. È veramente un rimedio fantastico per i capelli. Per quanto riguarda invece l'estate, nel vero senso della parola, sto usando
dei prodotti che però hanno dentro siliconi, se non sbaglio, perché se per l'inverno preferisco comunque fare a meno dei siliconi, d'estate o comunque quando c'è bisogno di proteggerli, non mi interessa molto di stare a vedere se ci sono siliconi o meno, perché comunque il sole li danneggia tanto e in genere i prodotti che proteggono dal calore eccetera hanno dentro siliconi, quindi non mi importa, tanto è una cosa momentanea. Però uso l'olio è per capelli, ho usato quest'estate sia al mare che in piscina e sto usando questo, il super olio capelli della Pupa, che è della nuova linea di quest'anno. E praticamente protegge dai danni causati dal sole, dal sale e dal cloro. Quindi va bene sia per il mare che per la piscina. Come si usa? Si mette prima dell'esposizione al sole sui capelli o bagnati o asciutti. E poi dopo il bagno si rispruzza. E mi sto trovando benissimo. Non vi parlo del profumo perché è paradisiaco come tutti i loro solari. Ha lo stesso identico profumo ed è fantastico, lo adoro. Sembra forse zucchero filato, però non è di quei profumi troppo troppo dolci che danno fastidio, almeno io odio profumi troppo dolci, è un profumo veramente buono. E poi, sempre nell'ultimo periodo, quando sono andata al mare in piscina, ho usato sempre quest'altro prodottino, sempre della nuova linea della Pupa, che è una super maschera per i capelli, ristrutturante, da usare dopo l'esposizione solare. Praticamente dopo che fate lo shampoo mettete questa sorta di maschera spray e aiuta i capelli a renderli più morbidi, più districabili. Infatti qua c'è scritto anche che dona lucentezza, sì, previene le doppie punte, migliora la pettinabilità come vi dicevo e protegge anche dal calore del phon, aiuta anche la piega a mantenersi più a lungo. Insomma, è un prodotto multifunzione che ho usato al mare in questi, quando sono andata a fare un po' di weekend così, e poi anche in piscina. Della stessa linea ci dovrebbe essere anche lo shampoo della stessa linea della Pupa per il sole, però ancora non l'ho usato e lo porterò poi in vacanza quando andrò a fare le vacanze vere, e così poi vi farò sapere su Instagram magari come mi trovo. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, che mi trovate come Rossy Makeup. Non perdete i miei articoli su Glamour e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Aspetto i vostri segreti di bellezza per i vostri capelli, quindi la vostra hair care routine nei commenti. Se questo video, se questa tipologia di video vi piace, fatemelo sapere con un mi piace, così magari ne faccio altri. Ci vediamo alla prossima, ciao!